Africans. Nell'ex Mutelmagi erano in 150 ad aspettare la parlamentare europea Cécile Kyenge, salvo due donne e un neonato, tutti i giovani uomini venuti da Orciano, Fossombrone, Cartoceto, Pesaro, Cantiano, Frate Rose ed anche alcuni da Borgo Page, strutture coordinate dall'associazione Incontri per la Democrazia, che gestisce una serie di centri di accoglienza nelle province di Pesaro ed Ancona. Una visita voluta dall'ex ministro dell'immigrazione del governo Letta per fare il punto dell'accoglienza. Il sistema Marche gli piace molto, il fatto che la regione organizzi l'ospitalità per piccoli numeri, la chiama la politica dell'accoglienza diffusa, la sede ideale per corsi di formazione e raggiungere un lavoro, quello che dà dignità, rende protagonista e trasforma il rifugiato in una risorsa per il paese di accoglienza. Prima di incontrare i 150 rifugiati, Cécile Kyenge è stata ricevuta dal sindaco di Pergola Francesco Baldelli, salito alla ribalta per la sua forte protesta per l'inserimento dei 25 profughi nella sua città, soprattutto perché riteneva l'ex Mutelmagi non in possesso dei necessari requisiti. È stato approvato un ordine del giorno del Consiglio Comunale in cui l'amministrazione comunale di Pergola, su indicazione ovviamente degli uffici, può accogliere volontari per la gestione di alcuni lavori socialmente utili sul territorio, ma spetta poi alla cooperativa proporre al comune queste tipologie di interventi, proprio perché i migranti solo su base volontaria e gratuitamente possono prestare queste attività di lavoro socialmente utile. Però anche qui vorrei lanciare un allarme: attenzione a non distruggere il mercato del lavoro, attenzione a non approfittarsi di lavori a basso prezzo o gratuiti, perché questo può essere un altro strumento per le grandi multinazionali e per i grandi potentati economici per ridurre il costo del lavoro con una concorrenza sleale, utilizzando delle persone che fuggono magari dalla fame e che quindi accetterebbero tutti, e quindi accettano magari di lavorare anche a 4 euro all'ora o anche a meno, e questo non lo possiamo accettare.